Importanza dell'appendice accelerazione, su sollecitazione di Edward Canepa, che come al solito ci guarda queste parti sulla fluida dinamica, ci riguarda esatto. Particolarmente e mi fa i cazziatoni. Esatto. In questo caso, diciamo, dal finale di quell'articolo di Sailing World, esatto, si sembrerebbe, diciamo, intuire, come sì. Giustamente lui scrive, che è il timone quello che ti dà quella accelerazione in più durante appunto l'accelerazione della barca, cioè durante esatto. La manovra di uscita o abbiamo detto dalla virata o esatto. Dalla linea di partenza. Dalla linea di partenza. Qual è la sua obiezione? Lui dice la portanza è rivolta. La portanza è per definizione perpendicolare all'avanzamento, cioè al flusso incidente. In questo caso, quindi, all'avanzamento della barca, all'avanzamento reale. Ora, è vero che l'avanzamento reale della barca ha una componente di scarroccio, per certo. Cui in teoria la portanza sia del timone sia della deriva sono qualche grado, diciamo, verso in avanti. Timone e l'appoggio, ovviamente. Certo. Però c'è da dire che non è quello che ti fa accelerare di più. Non è quello alla fine che crea l'accelerazione. L'accelerazione è creata appunto dall'aumento di superficie, come se tu avessi in quel momento esatto. Una deriva più grossa. Esatto, che è quello che vorresti avere quando sei a bassa velocità e vuoi accelerare, no? Esatto. Cioè, il concetto è quello che praticamente noi abbiamo lo stesso equilibrio di forze, cioè almeno alla rotazione, lo stesso equilibrio di forze, per cui la barca che accelera, diciamo, con un certo con una certa tendenza ad orzare, con una certa tendenza ad orzare, però con un complesso di forze molto maggiore. Certo. Quindi noi abbiamo un momento poggiante del timone, abbiamo maggior portanza antiscarroccio, quindi sia quella della deriva che abbiamo e avremo sempre, sia quella del timone che aggiungiamo con questa operazione, però con globalmente più forza, cioè una somma di forze maggiore. Quindi da dove viene quell'accelerazione maggiore? Viene da una maggior portanza delle vele, cioè di fatto. Se ovviamente stiamo pensando di non star facendo, cioè di star facendo l'operazione correttamente, quindi senza far andare in separazione il flusso sulle vele, noi abbiamo le vele sviluppano più forza, per cui La barca ci va meno, ci dovrebbe andare meno di lato, in teoria ci dovrebbe andare meno di lato e più in avanti, quindi dovrebbe scarrocciare meno. Il fatto che scarrocci meno in quella fase lì ovviamente è positivo, soprattutto nella parte iniziale. Poi nel finale dell'accelerazione, comunque sempre un momento sempre critico, qui vorresti avere tantissima potenza e invece non puoi sfruttarla. Se hai poca superficie di deriva, classico delle barche che hanno appunto una deriva molto sottile, che in accelerazione sono molto deboli. In questo caso è come se avessi una deriva artificialmente più grossa. Questo è il concetto dell'articolo. Però effettivamente è molto interessante, perché è proprio quello che succede. È proprio... Si sente una cosa che effettivamente si sente in conduzione. Esatto, quindi diciamo, per chiudere fondamentalmente, la propulsione è dovuta alle vele, però è come se tu diciamo, corressi, invece di correre con il sapone nelle scarpe, è come se corressi avendo un attrito un po' migliore. Esatto. Questo fondamentalmente è il concetto, insomma. Esatto. Quello che dà i cavalli sono le vele. Però se i cavalli hanno gli zoccoli che scivolano... Esatto. È un giusto paragone, cioè non è che le gomme, cioè i aderenti ti fanno andare più veloce loro, no? Però tu riesci a sfruttare meglio la potenza del tuo motore. Ok, ciao. Ciao.